a sentir que dice en suma que es la idea para escobar todo el trabajo de Fede, el lápiz lo porté a y Fede al formar el lápiz con la energía. Il Cogol della Cia è un riparo sotto roccia alle pendici del Monte Palmaro e tra tutti quelli presenti nella Valle di Sant'Agapito è il più grande. Poteva ospitare almeno una decina di persone con i loro animali e singolare è la presenza di una piccola casera addossata ad una parete. Pastori, sfalciatori e boscaioli della valle, non diversamente dai loro antenati protostorici e per certi versi anche dai moderni writer metropolitani, hanno lasciato qualcosa di sé su questa falesia calcarea. Scritte a matita e carbone, con nomi e cognomi, seguite dall'indicazione dell'anno, talvolta accompagnate da disegni, anche di creature fantastiche. Dalla prima metà dell'Ottocento sino agli anni Sessanta, le pareti di roccia del Cogol sono state utilizzate come una lavagna a cielo aperto e oggi ci svelano qualcosa del mondo di chi per necessità era costretto a vivere in quel luogo, per sfruttare ogni minima risorsa della montagna. Erano persone prive di istruzione, ma decise a dichiarare la propria identità, il proprio saper scrivere, anche attraverso disegni che richiamano all'arte rupestre. Si tratta di testimonianze meritevoli della dignità di vero elemento documentario, indice delle trasformazioni del paesaggio in rapporto al popolamento dell'ambiente alpino. Il Cogol della Cia, come una metafora, è diventato il monumento di una memoria collettiva, uno spazio che rievoca le voci di chi lo ha frequentato e una certa idea di tempo che da quasi 200 anni lega la comunità di Cesio Maggiore al proprio passato.